Elfi, fate, draghi, unicorni e soprattutto una fulgida araba fenice che rinasce dalle fiamme in piazza Flavio Gioia. È con queste immagini che la città di Salerno si trasforma in un giardino incantato in occasione dell'accensione dell'ormai tradizionale appuntamento con luci d'artista, che illumina strade, piazze e parchi salernitani nel lungo periodo di attesa del Natale e che si protrarrà fino al prossimo 10 gennaio. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione ed intitolata quest'anno Il giardino incantato e le figure del mito, nasce dalla collaborazione con il Comune di Torino, dove da oltre 10 anni le opere d'arte luminose sono diventate un'importante attrazione turistica e commerciale. Protagonista assoluto della serata è il sindaco Vincenzo De Luca, che proprio nell'araba fenice di piazza Flavio Gioia vede il simbolo di un buon auspicio per la sua città. Come l'uccello mitologico rinasce dalle sue ceneri, sottolinea infatti il primo cittadino, le luci d'artista contribuiranno a risollevare commercio e turismo dalla crisi economica che affligge il nostro paese e a regalare un tocco di gentilezza nei rapporti umani, di eleganza, poesia ed orgoglio, per continuare a credere con coraggio e alzare la testa contro la camorra. Attraverso luci d'artista, che si completerà a fine mese con l'allestimento del grande albero di Natale di 25 metri in piazza Portanova, il sindaco De Luca mira a portare in città decine di migliaia di turisti dall'intera provincia e non solo, come accaduto nelle precedenti edizioni. Le notti salernitane, illuminate dalle opere d'arte, arricchite da una serie di eventi di musica, danza, teatro, performance che completano il programma di manifestazioni natalizie, potranno così rendere la città più bella per i cittadini e più accogliente per i visitatori.